sicuramente sembrava abbastanza netto, era un'occasione sicuramente importante perché tra l'altro dopo il calcio di rigore la partita sarebbe finita. È andata così, ma visto così è un peccato perché sicuramente sarebbe stata una grande occasione per vincerla. È stato un primo tempo complicato, figlio di una settimana comunque particolare perché perdere un derby lascia sempre scorie. Abbiamo dovuto gestire due o tre situazioni con dei ragazzi che hanno avuto qualche piccolo problema. Soprattutto abbiamo dato coraggio alla Ternana perdendo 5-6 palloni in uscita, sono stati bravi a ribaltare l'azione. Anche se oggettivamente abbiamo concesso poco come occasioni pulite. I 5 minuti del secondo tempo, l'inerzia per tutta una serie di palle inattive dove non siamo riusciti a pulire l'area, a salire e a rimetterci in gara, ci hanno messo un po' sotto. Penso che gli ultimi 40 minuti la squadra si è tenuto molto bene il campo, ha cominciato a giocare con più serenità, ha sviluppato le sue cose. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, quello era un momento secondo me fondamentale. Se avessimo tenuto botta 7-8 minuti probabilmente iniziava un altro tipo di partita su una punizione laterale che abbiamo anche respinto bene. Siamo stati un poco reattivi dentro, loro sono riusciti a pareggiare. Lì poteva succedere di tutto nel bene e nel male, e nel bene abbiamo costruito una chance molto importante che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Ecco, ci mancherebbe, va bene tutto. Fidati che quello che vedi dal campo tante volte è la sensazione migliore in assoluto. Oggettivamente è un calcio di rigore.